sia mare, che sia vento lieve orizzonte, che sia braccia pronte per questa fatica, che l'onda sia amica in un ritmo veloce, che sia mare, la voga sia rapida e piena, che i fianchi e la schiena siano come una fionda e il remo che affonda sia un'unica voce, che sia mare, questo remo sia leva e sia frusta, ed infine sia terra e sia festa, ed il premio sia vino e sia gente, sia baciare quest'armo pesante, ed il premio sia soddisfazione, sian sorrisi, sia qualche canzone, sia dipinto sui volti scontenti di avversari leali e perdenti. Che sia mare, che sia golfo, palio e borgate, che sia tempo d'estate, di un torrido agosto, di acciughe, di pesto, di gambe abbronzate. Che sia mare, lo sforzo assomiglia al dolore, che io sia il migliore per questo coraggio, per questo equipaggio che grida una voce. Che sia mare, che sia mare, che sia mare. Siamo nel clou della giornata, si apre così il Palio del Golfo 2005. Un Palio del Golfo dove si vedrà molte contese, di palio. Così dice il cartellone, grande voglia di palio, tanto vediamo i pagli estesi sotto alla tribuna, una importante gara e un'importante giornata. Molto movimento già sul campo di gara, vediamo già tutta l'organizzazione che si muove per rendere il palio più brioso e importante e preciso. Tanto ringraziamo il nostro caro amico Beppe del Fossamastra che ci conduce con l'imbarcazione per fare queste immagini, che sono immagini di repertorio, però vogliono essere poi immagini che rimarranno nel tempo e ci potranno dare testimonianza di questo 80° Palio del Golfo. Siamo dagli squatter davanti alla postazione del Cadimare, hanno portato la barca e l'hanno messa nella passeggiata. Vi ricordo l'Albo d'Oro. Siamo proprio nella clac del canaletto, Fezzano, grande acclamazione. Armando, Motti da parte del canaletto Fezzano, e ora siamo, i colori verdi del Fezzano esultano sempre, sono pronti per la prossima gara, gli junior sono scesi in mare.
questa è la grande difesa del titolo del Palio dei Junior, che sarà difeso dai Fezzanotti e contrattaccato dai ragazzi del Fossamastra. Una grande lotta e anche un Marola che lotta per questo terzetto. Ci stiamo avvicinando all'altro clac l'altra clac delle Grazie. In arrivo l'equipaggio del Fezzano al giro di boa, sta venendo verso di noi. Grande di sfida, grandi colori, grandi sono gli ragazzi che esultano, perché per il Fezzano e per ci sarà una grande kermesse fra Fezzano e Fossamastra e Marola. Tre sono le compagini che ci sarà grande battaglia, vedremo proprio qua davanti chi la dirà. Chi la dirà meglio e chi arriva prima vinca il migliore. Il Fezzano è un super favorito, il Marola ha sempre osteggiato la barca del Fezzano e è arrivato prima più di una volta. Il Fossamastra ha vinto le ultime tre gare, perciò molte sono le prerogative che il Fossamastra faccia questa grande vittoria, ma venderà cara la pelle. Supervisore per il Fezzano Ugo Vanello, che è seguito e segue la gara seduto in banchina per... Inizia fra poco la grande di sfida, le barche sono in un attimo di suspense, devono rassegnare un attimo e mettere tutto a rigore, un attimo di controllo e poi la sagola e si parte. Fossamastra si avvicina alla sagola, la Illerici, le Grazie è già vicino al molo, prendiamo... Dolores.
sfidanti. Campioni del corpo siete voi. Siete grandi voi, sfidanti sono i ragazzi del Fossamastra. Tutto di noi l'equipaggio del Muggiano. Di qua abbiamo il Marola, CRDD, altro armo che darà noia parecchio al Fezzano. E Fezzano, le grazie, e Fossamastra. Il Fezzano è pronto a raccogliere la sagola, le grazie è pronto a tendere la sagola. Il Fezzano sta tendendo piano piano. Un attimo e saremo in partenza. Le imbarcazioni stanno tesando la sagola, ci stiamo preparando alla misura, le imbarcazioni sono pronte a partire, attendono lo sparo dello starter Sturlese. Sturlese appena darà il via, ci sarà la seconda, ed ecco in questo momento parte la seconda gara, ed ecco un Fezzano che esce in maniera esuberante dalle bandierine. Gara valida, gara valida, grande, grande gara, Fezzano. Si stanno avventurando per i primi 500 metri, una gara che sarà veramente importante, c'è la difesa di questo titolo, è nelle mani del Fezzano, vediamo se il Fezzano arriverà ai 500 metri e darà il giro di boa per poter prendere e dominare la corsa fino in fondo. Il Fezzano sta andando a tranquillo, il Fossamastra ha preso un'onda in questo momento. Vediamo cosa sta succedendo, un'onda che sta attraversando il golfo, adesso c'è sotto. Il CRDD, il canaletto, sono tutti nella dirittura delle bandierine, saranno a 250 metri, 300, vediamo fra poco quello che succederà al giro di boa, ci sarà grande esultanza perché siamo proprio dietro alla clac del Fezzano e vedremo realmente quello che sta succedendo e sentiremo l'animazione che c'è nella casa dove si deve difendere questo titolo. Al giro di boa, adesso te lo dico, al giro di boa vediamo che si presentano Fezzano, Fossamastra, Marola. Fezzano gira. Fezzano è pronto alla boa. Fezzano gira. No, sono ancora distanti, ancora qualche metro. Sono quasi in boa. Passa a vedere. Ha girato il Fezzano. Ha girato il Fossamastra leggermente in ritardo. Ha girato il Marola. I ragazzi del Fezzano devono difendere questo titolo. Le grida sono di incitamento sul Fezzano, ma vediamo anche un Fossamastra ben messo. Fossamastra che sta pilotandosi la sua gara, sta recuperando veramente. Vediamo un Marola che sta determinando la sua corsa, un CRDD, un Cadimare che è rimasto arretrato, il Canaletto anche lui non ha avuto la possibilità di recuperare più di tanto, Fezzano, ma il Fossamastra in prima posizione,
Vediamo il Fossa Maestra in prima posizione in questo momento. Il Fossa Maestra sta facendo una grande rimonta, sta tirando lungo il Fossa Maestra. Il Fezzano in questo momento aumenta le palate. Vediamo, avviciniamo il Fezzano. Il Fossa Maestra sta aumentando le parate e sta venendo giù a più non posso. Un Fossa Maestra veramente determinato, un Fossa Maestra che sta venendo alla grande. Sono in casa del Fezzano, salta la prua del Fezzano, salta la prua del Fezzano, un Fezzano che vuole vincere, vende cara la pelle, ma anche un Fossa Maestra, anche un Marola, c'è un CRDD, c'è un CRDD, c'è un Canaletto, Fezzano, Fossa Maestra, Fezzano, Fezzano, Fossa Maestra, Fezzano, Fossa Maestra, e Fezzano entra, Fezzano, vince il Marola, vince il Marola, vince il Marola, vince il Marola questa gara. Il Marola ha saputo dare l'ultimo colpo di remi e infatti ha fatto questo grande unplay. Secondo il Fezzano, terzo il Fossa Maestra. Eccoci davanti ai ragazzi del Marola che hanno dato il primo segno, hanno portato la barca al primo posto. Eravamo dietro la clac del Fezzano, abbiamo visto veramente entrare in boa i ragazzi del Marola. Peccato per il Fossa Maestra che aveva già lottato in queste settimane, ma il Marola ha avuto la meglio. Grande gara questa del Marola. La barca adesso viene portata a terra, l'imbarcazione del... Grande vittoria del Marola, già questa compagine ci provava da tempo e sono sempre stati nelle prime posizioni, hanno sempre dato... Ricordiamo che alle Grazie hanno fatto... la gara di Cadimare hanno vinto tutti e tre gli armi, le ragazze e i ragazzi del Fezzano, e questo ha fatto veramente capire che c'era la possibilità di avere un armo con grande determinazione, una borgata di grande classe. E ora ci sarà l'epilogo finale, perché l'epilogo finale sarà veramente di grande valore. Avremo i senior che dovranno lottarsela con il Fezzano perde così il titolo del Palio del Golfo, ritorna alla città, la città recupera questo palio che l'anno scorso è andato a Fezzano, grande vittoria, e ora tutti a raccogliere l'imbarcazione che verrà issata per poi entrare alla pesa e convalidare il peso e tutto quello che è presente sul bordo. Siamo a raccogliere veramente qualcosa di importante, un palio che passa di borgata e va, ed ecco che la barca sale, va sulla, in alto la timoniera che va acclamata al massimo, e l'imbarcazione che sale per la pesa cercando di non rovinare. Ed ecco, queste sono le grandi immagini che noi vediamo quando una barca sale per poi entrare nella... E il Marola esulta con grande piacere. L'anno scorso ha avuto la grande sfortuna di perdere la quinta volta il Palio Senior, e oggi c'è una grande riscossa, una voglia di vittoria.
Terzo Fossamastra, secondo Fezzano. Fezzano al secondo, Marola al secondo, al primo posto. Ora la Pesa. Mario! Valido, il peso c'è! È la prima vittoria! L'ottantesimo palio del Golfo ha già dato i primi due, i due significativi pagli, ora si entrerà nella più grande gara che sarà veramente alla grande. Grazie, è stata una vittoria sofferta dopo tanti anni, penso che la meritavamo. L'ho curati per tutto l'anno questi ragazzi qua, gli ho dato il massimo, quello che potevo. Il riconoscimento è stato grandissimo. È il migliore che c'è lui, è il migliore che c'è. Mi dicono che sono il numero uno, ma non credo comunque. Ringrazio tutti, sono commosso all'estremo, grazie. C'è stata una grande, proprio una grande grinta nell'ultimo tratto, nell'ultima vasca, perché hanno inserito veramente la quarta, come si suol dire, e hanno recuperato mezza imbarcazione. Difatti gli allenamenti sono basati sulla stretta finale. Poi c'era un ragazzo che ieri sera ha avuto la febbre a 38,5, e ha gareggiato lo stesso. È stata ancora una vittoria più grande di quella che si aspettava. Certamente per il Fezzano una prima sconfitta, questo sarà determinante anche per loro. Valore al merito, non c'è niente da dire, Fezzano è grande lo stesso. Però quest'anno ci siamo impegnati in una maniera consistente e siamo riusciti a ottenere il risultato che ci aspettavamo da 20 anni. Grazie Mario, ci vediamo dopo, non diciamo niente. Seguiamo, adesso andiamo alla raccolta del palio, il palio degli junior che viene assegnato, sta fermo, viene assegnato agli junior e ora scendono con grande determinazione perché non c'è problemi di niente. Siamo i campioni! Grande gioia di Marola, il trascinamento del grande La Valle ha fatto breccia e oggi è ritornato a tornare. Grandi esaltazioni ragazzi, l'anniversario di nozze, grandissimo, spettacolare, valeva, siamo schioppati, ma è la cosa più bella che c'è. Auguroni allora, auguroni per questo palio sofferto ma vinto, sofferto con il record anche, siamo i più forti del golf fino adesso. Che tutti quanti ammiriamo quel cartello, quello ed ecco lì. I 34 secondi e 2 decimi potrebbe essere il tempo record del palio junior. Aspettiamo ancora due. Metto il condizionale perché non ho con me gli altri dati ufficiali. Parola, oltre a aver vinto ha anche conquistato il record di questa gara. Maisano, il pronostico che avevi fatto ieri sera penso che si stia avverando,
e ora ci sarà l'ultimo epilogo finale, che è il grande Palio, un Palio che realmente dà da pensare, perché abbiamo visto già questo tremare e andare in un'altra direzione. Doveva andare a Fossamastra e il Marola ha dato la zampata finale. Ma guarda, la causa principale secondo me è che oggi fin dall'inizio è venuto a vedere le gare il sindaco di Porto Venere. L'anno scorso c'ero da solo, è andata meglio. No, battute a parte, quando perdi un Palio per 80 centesimi di secondo vuol dire che l'hai onorato fino in fondo, quello vinto l'anno scorso. Grande merito dei ragazzi del Fezzano, siamo contentissimi lo stesso, dispiace perderlo così al photo finish per un palmo, però niente, il Marola ha vogato molto bene. Fezzano ai 200 finali era ancora avanti, però non hanno resistito alla serata finale del Marola. Comunque va benissimo così, l'anno scorso hanno vinto, quest'anno secondi, questi ragazzi verranno ricordati a lungo dalla borgata sicuramente, poi li rivedremo nei senior senz'altro. Io ero in mezzo alla clac perché pensavo che realmente ci fosse, ci credevo anch'io, però non pensavo che il Marola desse questa zampata all'ultimo per proprio strappare, e in effetti poi veramente ha vinto lo sport. Tieni conto però che per vincere il Palio hanno dovuto fare il record di sempre degli junior, quindi voglio dire, Fezzano ha giocato molto bene, grande onore a questo Marola. Non vorrei che sia una giornata tutta dipinta di arancione, speriamo di no. L'anno scorso abbiamo fatto il verde, potrebbe anche essere. Vabbè, semmai lo accettiamo. Guarda, l'importante è che è una grandissima festa di sport e di pubblico. Mi sembra riuscitissima anche questa giornata qua, insieme a tutte le altre. Mi sembra che questa 80ª edizione del Palio sia stata onorata nel migliore dei modi e mi sembra l'anno della svolta. Secondo me da quest'anno in poi il Palio del Golfo arriverà a livelli extraregionali, sicuramente nazionali, e io mi auguro un giorno di vederlo ai livelli del Palio di Siena, perché secondo me ci può arrivare, perché una festa di pubblico così lo meriterebbe, la città di Spezia senz'altro. Ti ringrazio Maisano, a dopo, alla prossima gara. A dopo.